Rubinetti di nuovo a secco in più di 20 comuni dalle 10 di ieri sera a questa mattina, quando alle 6 è iniziata l'apertura graduale dell'erogazione. Intanto il responsabile Confcommercio Ariano Irpino e Valle Ufita, Nicola Grasso, ha fatto sapere che invierà una lettera al prefetto Rossana Riflesso per sottolineare la pesante preoccupazione sulla grave emergenza idrica che sta colpendo l'Irpinia. In particolare si chiede al prefetto di Avellino di intervenire presso l'ente di Via Roma Alto Calore e il suo amministratore per sollecitare l'adozione urgente di un piano straordinario. Prima di tutto la ristrutturazione della rete idrica. Molte delle infrastrutture sono obsolete e soggette a perdite significative. La promozione del risparmio idrico, investimenti in tecnologie di desalinizzazione e riciclaggio delle acque, supporto all'agricoltura e al turismo, coordinare un piano con i comuni, le province e il governo regionale per garantire un approccio integrato e sinergico nella gestione delle risorse idriche. Intanto ieri il consigliere regionale Maurizio Petracca ad Ariano per il convegno sul biodistretto di Irpinia ha fatto il punto sull'emergenza idrica. Il problema è storico, ha detto, è legato alla fatiscenza di strutture datate per le quali servono finanziamenti. Ovviamente, come sanno tutti, i finanziamenti sono legati ai trasferimenti dello Stato dei fondi europei. Che allo Stato il capitolo principale che riguarda le infrastrutture, anche quindi gli acquedotti, che sono i fondi di sviluppo e coesione, non sono stati trasferiti, quindi diciamo che è un po' il cane che si morde la coda. È ovvio che nella difficoltà bisogna provare a fare sinergia. Questa è stata un'estate tremenda legata alla siccità, quindi insomma il livello dei pozzi, dell'acqua nei pozzi è stata, delle sorgenti è stato assolutamente insufficiente per il sostentamento delle comunità, soprattutto in questa zona. Si è sofferto tantissimo per questa vicenda, ma è ovvio che le questioni atmosferiche vanno sempre più in questa direzione. Le condizioni climatiche sono cambiate e quindi urgono gli investimenti e urge che il governo ci trasferisca le risorse affinché possiamo fare questi investimenti. E trovo anche paradossale, insomma, che investito il governo, chi per esso, ovviamente, diciamo le strutture governative che si devono interessare di questi problemi, rilanciano il problema alla regione Campania senza però trasferirgli i fondi dovuti, quindi non un'elemosina, ma fondi dovuti, perché i fondi di sviluppo e coesione, come quelli del FESR, sono proprio fondi di gestione regionale che ad oggi ancora non abbiamo avuto.